Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Parole, 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 la nostra rubrica quotidiana dedicata all'approfondimento della lingua italiana, o meglio, ogni giorno di un vocabolo diverso della nostra lingua. Quest'oggi, questa settimana, vogliamo dare spazio alle parole spesso utilizzate anche dai bambini tra le prime parole che vengono dette anche quando si va all'asilo e sono le parole che appartengono al mondo animale, che spesso incuriosiscono anche nei giochi i bambini. Quest'oggi quindi iniziamo con la parola cane. Cane il cui significato è nome comune del Canis lupus familiaris, ovvero una sottospecie domestica del lupo, che ovviamente invece noi oggi associamo al cane, all'animale domestico, all'animale fedele per eccellenza all'uomo. L'etimologia ci dice che deriva dal latino canem, di provenienza indoeuropea. Ecco, pensando alla fama spesso pessima dei lupi, sembra incredibile che in realtà i loro parenti più stretti siano proprio i cani, coloro che allietano le nostre giornate, con cui i nostri figli giocano spesso e con cui diventano proprio migliori amici. Ecco, uno studio ci dice addirittura che i cani potrebbero anche rappresentare una popolazione a sé stante, proprio perché in realtà in Europa il numero si aggira intorno ai 60 milioni, ovvero poco più di tutta la popolazione italiana. Oggi abbiamo deciso di scegliere una frase particolarmente emblematica legata al significato dell'animale domestico cane e che in realtà ha origini molto molto antiche, perché è una citazione di Schopenhauer che diceva: chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere davvero amato. Ecco, questa è una frase che fa parecchio riflettere sul ruolo che un animale domestico, un cane in questo caso, ha nella nostra vita, perché spesso sentiamo dire che è l'amico più fedele dell'uomo, che è colui che non tradisce mai. Ecco, questo è vero, no? Perché spesso magari ci circondiamo di persone che all'apparenza pensiamo siano sincere, ci possano fare del bene, e poi magari sono le prime che ci feriscono, che ci deludano, con cui litighiamo magari per futili motivi, per invidia, e che poi si rivelano essere persone diverse da quelle che pensavamo fossero. Ecco, il cane invece è diverso, gli animali in generale, ma il cane nello specifico, perché parliamo quest'oggi proprio di questa specie, ovviamente è colui che non può tradirti, colui a cui tu dai da mangiare, colui che tu porti fuori e che sa ripagarti con l'affetto sincero, ecco, quell'affetto che non ha secondi fini, ecco perché è definito l'amico più fedele e sincero dell'uomo. Noi siamo giunti al termine di questa puntata. Io vi ringrazio per averci seguito, vi suggerisco di continuare a scriverci sulle nostre pagine social, sia Facebook che Instagram, di Spazio Notizie di Sicilia 24, tutti i vocaboli della lingua italiana che vi incuriosiscono, in maniera tale da approfondirli insieme nelle prossime puntate. Grazie ancora una volta per la vostra attenzione. Parole, parole, parole. Torna domani.